Buongiorno a tutti, in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questo vestitino. Questo è l'ultimo vestitino che realizzerò quest'anno in lana perché dai prossimi progetti inizierò ad usare solo ed esclusivamente il cotone per poter realizzare appunto dei vestiti, dei copricostume, delle magliette, delle gonnelline che vadano bene per l'estate e per la primavera. Quindi questo, come ho detto, è l'ultimo vestitino in lana. Io ho usato una lana della Silk Viola e ne ho utilizzato circa 400 grammi. Ho lavorato con uncinetto del numero 3 e si lavora in tondo. Trovo la lavorazione di questo vestito veramente molto carino. Ho deciso di farlo a fascia perché volevo comunque un vestito moderno, anche se il sotto ha questo motivo piuttosto retro, però ad effetto carino, e quindi ho deciso di vivacizzare il punto creando appunto questo tubino, questo vestito a tubino a fascia. Naturalmente, se voi non vi fidate della fascia perché avete un seno molto abbondante, potete naturalmente alla fine creare delle bretelline o perché no fare un filo con una catenella che legate qua, ve lo fate passare attorno alla testa e lo poi potete legare qui con un bottoncino, cosa che farò anche io fra qualche anno quando il vestito inizierà a cedere. Perché comunque la lana, i vestiti in lana, lavandoli, tenderanno poi nel corso del tempo a cedere e quindi ovvierò il problema quando non riuscirò a tenerlo più costretto soltanto con le maglie come l'ho realizzato. Utilizzerò questo cordoncino intorno al collo da attaccare con dei bottoni sulla fascia del vestito. Come vi ho detto, si lavora in tondo, si inizia a lavorare da basso e si lavora fino all'alto. Io sotto l'ho fatto leggermente più largo perché comunque sotto indosso una sottoveste a fascia, quindi sotto l'ho dovuto fare più largo e poi quando ho iniziato a fare la fascia ho stretto in modo tale che la fascia venisse aderente. Ora io nei video tutorial vi dico con quante due catenelle dovete iniziare, se dovete farlo più grande quante catenelle dovete aumentare per fare il motivo. Quando però arriviamo alla fascia la fascia è molto soggettiva perché dipende dal seno che avete, se avete una terza, una quarta, se ce l'avete abbondante, se ce l'avete scarsa. È molto soggettiva la fascia con intendo il numero di maglie alte da fare per poter realizzare la fascia. Quindi io al primo giro del motivo vi spiego come lo realizzo io e come dovreste farlo se non dovete stringere la fascia o se dovete allargarla. Però naturalmente provate il vestito. Quando iniziate a fare la fascia, indossatelo per vedere se dovete fare più maglie alte o meno maglie alte per stringerlo o per allargarlo in base al vostro seno. Io per esempio a un certo punto mi sono accorta che comunque mi andava ancora largo sulla fascia e quindi ho dovuto fare un altro giro in cui univo delle maglie alte a due in modo tale da averlo ancora più stretto. Quindi mi raccomando, provate il vestito mentre fate la fascia per poter vedere che sia ben aderente al vostro seno e quindi che si resti su da solo. Detto ciò, il mio vestitino misura 75 cm e 16 cm misura la fascia. L'ho realizzato con 18 giri di maglie alte più un giro finale di maglie basse per tenerlo ancora più stretto e ho ripetuto il motivo che se non mi sbaglio a 12 giri, ma non ne sono convinta perché sono stata fuori vari giorni, quindi ho dovuto mettere da parte questo progetto per poi riprenderlo. Comunque ho ripetuto il motivo 5 volte. Voi se lo volete fare più lungo o più corto, naturalmente lo ripeterete o di meno o di più. Che altro dirvi? Spero che vi piaccia, che desidiate realizzarlo e se è così mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa o sul mio blog www.uncentandoconelsa.it. Ci vediamo al prossimo video. Per realizzare il vestitino io utilizzerò l'uncinetto del numero 3 e della lana della Silk, lana sottile color viola. Ho montato 192 catenelle. Il lavoro che andiamo a fare si lavora su un multiplo di 16 e stavolta non farò stretto come gli altri vestiti, ma sarà un po' più larghetto il vestito, quindi ho fatto 192 catenelle. Per chi invece deve fare una taglia più grande, mi raccomando, bisogna aumentare sempre di 16 catenelle. Una volta realizzato ciò, possiamo iniziare con il lavoro e andremo a fare 3 catenelle che riguardano la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Ho realizzato così un ventaglietto, 2 catenelle, una e due, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 maglie di base, entro nella terza, vado a fare una maglia alta,
Devo fare un gruppo di 5 maglie alte, quindi una maglia alta l'ho fatta, vado nella catenella successiva, vado a fare la seconda maglia alta, catenella successiva terza maglia alta, catenella successiva quarta maglia alta, catenella successiva quinta maglia alta. 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, una maglia alta, scusatemi. 2 catenelle di separazione. Ho terminato così il mio motivo. Adesso ricomincio da capo. Ho fatto le 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione e di nuovo salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare adesso il mio gruppo di 3 maglie alte, quindi una la vado già a fare e vado a fare le altre 4, quindi 2, 3, 4 e 5. 2 catenelle di separazione. Salto 2 maglie di base, entro nella terza, vado a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione. Devo fare questo quindi per tutto il mio giro. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Prendo il filo, salto 2 maglie di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, 1 catenella di separazione, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, vado a fare una maglia alta. Devo fare il mio gruppo di 5 maglie alte, quindi una l'ho realizzata, 2, catenella successiva 3, catenella successiva 4, catenella successiva 5. 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza, faccio una maglia alta, 2 catenelle di separazione. Bene, continuo così per tutto il mio giro. Per terminare il primo giro ho realizzato la mia ultima maglia alta e le ultime 2 catenelle, vado nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Ho terminato così il mio primo giro, posso iniziare a fare il mio secondo giro. Inizio entrando dentro l'archetto di una catenella del mio ventaglietto e vado a fare una maglia bassissima. Adesso devo realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta. Rientro dentro e faccio un'altra maglia alta. Rientro dentro e faccio un'altra maglia alta. Ho realizzato così 3 maglie alte all'interno del mio archetto all'interno del mio archetto. Adesso vado a realizzare 5 catenelle. 2, 3, 4, 5. Vado direttamente dal gruppo di 5 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Entro nella terza e vado a fare un'altra maglia alta. Entro nella quarta e vado a fare un'altra maglia alta. Di nuovo 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho il mio archetto il mio ventaglietto, entro nell'archetto di una catenella e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Devo ripetere questo per tutto il mio giro, ve lo rifaccio vedere ancora. Ho fatto le mie 3 maglie alte, vado a fare 5 catenelle, 3, 4 e 5. Vado dove ho il gruppo di 5 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Un'altra maglia alta sopra la terza maglia alta, un'altra maglia alta sopra la quarta maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di una catenella del mio ventaglietto del giro precedente e vado a fare le mie 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Devo continuare questo per tutto il mio secondo giro.
Per terminare il mio secondo giro ho fatto le mie 5 catenelle, entro nella terza catenella della mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. Posso iniziare adesso a fare il mio terzo giro e realizzo 3 catenelle, 1, 2, 3, che equivalgono alla mia prima maglia alta. Una catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta di base e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nella seconda maglia alta delle 3 e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado sulla terza maglia alta delle 3 e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. A questo punto realizzo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado sopra la seconda maglia del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta. E di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Ora io devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Vi facciamo vedere insieme come si fa. Allora, sono nel mio gruppo di 3 maglie alte realizzate all'interno del ventaglietto del primo giro. Quindi vado nella prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella prima nella maglia di base alta, quindi nella prima delle 3, e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, vado nella seconda maglia alta delle 3 di base e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, entro nella terza maglia alta e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, prendo il filo e rientro nella stessa maglia di base per fare un'altra maglia alta. 5 catenelle di separazione, 4, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella seconda maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta. E di nuovo 5 catenelle. Vi faccio vedere un'ultima volta insieme. Quindi io prendo il filo, entro nella prima maglia alta del gruppo di 3 e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, riprendo il filo, rientro nella stessa maglia alta di base e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Una maglia alta sopra la terza maglia alta. Una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia base e vado a fare un'altra maglia alta. 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vado nel gruppo successivo di 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e ricomincio. Realizzo questo per tutto il mio terzo giro. Per terminare il mio terzo giro, una volta realizzate le 5 catenelle finali, entro nella terza catenella iniziale della mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto posso iniziare il mio quarto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una catenella di separazione, prendo il filo, entro di nuovo nella stessa maglia di base e vado a fare una maglia alta. Vado nella seconda maglia alta e vado a realizzare un'altra maglia alta. Vado nella terza maglia alta del giro precedente e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nella quarta maglia alta del giro precedente e realizzo un'altra maglia alta. Prendo il filo, vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso vado a lavorare direttamente dove ho le mie 5 maglie alte, quindi prendo il filo, vado nella prima e ricomincio da capo come ho fatto qui, quindi una maglia alta. Una catenella e un'altra maglia alta nella stessa maglia di alta del giro precedente. Una maglia alta nelle successive, una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, quindi una maglia alta. Seconda, terza. Arrivo quindi dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Vedete, io mi sto allargando in questo momento, quindi di nuovo 5 catenelle, 4 e 5, e ricomincio, vado di nuovo qui dove ho le mie 5 maglie alte e di nuovo una maglia alta, una catenella sopra la prima maglia alta del gruppo di 3, una maglia alta sopra le successive 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3,
e nell'ultima maglia alta vado a fare una maglia alta, una catenella di separazione e un'altra maglia alta. 5 catenelle di separazione. Realizzo questo per tutto il mio quarto giro. Per terminare il mio quarto giro, realizzate le 5 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso posso iniziare a fare il mio quinto giro e realizzo 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Come vedete, rispetto alle altre volte non ho fatto più la catenella di separazione. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta. Vado sopra la seconda maglia alta del gruppo di sotto, i maglie alte di sotto, e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto la terza maglia alta, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta. Una catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto la maglia alta successiva, entro nella sesta maglia alta e vado a fare una maglia alta. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia di base e vado a fare un'altra maglia alta. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, due maglie alte sopra l'ultima maglia alta, una e due. In questa maniera e vado a realizzare 3 catenelle, 1, 2 e 3 e ricomincio a lavorare come prima, quindi come ho fatto qua lo rivado a fare anche da quest'altra parte. Prima maglia alta, vado a fare una maglia alta, prendo il filo, un'altra maglia alta nella stessa maglia di base, una maglia alta nell'archetto di una catenella, due maglie alte sopra la seconda maglia alta del giro precedente, quindi una e 2. Salto la terza maglia alta, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, una catenella di separazione, prendo il filo, rientro nella quarta maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Salto la quinta maglia alta, entro nella sesta e vado a fare due maglie alte, una, rientro, 2. Una catenella nell'archetto di una catenella realizzo un'altra maglia alta, nell'ultima maglia alta vado a realizzare due maglie alte, una e due, 3 catenelle di separazione. Devo fare questo quindi per tutto il mio quinto giro, ve lo faccio rivedere un'ultima volta. Allora, entro nella prima maglia alta e realizzo due maglie alte, quindi una e due. Una maglia alta nell'archetto di una catenella. Due maglie alte sopra la seconda maglia alta del giro precedente, quindi una e due. Salto la terza maglia alta, vado nella quarta e realizzo una maglia alta, una catenella di separazione, rientro nella quarta maglia alta e vado a fare una maglia alta. Salto la quinta maglia alta, entro nella sesta e vado a fare due maglie alte, quindi una, rientro due. Entro nell'archetto di una catenella e faccio una maglia alta, vado sopra l'ultima maglia alta e vado a fare due maglie alte. 3 catenelle di separazione. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Termino il quinto giro dopo aver fatto le mie 3 catenelle, entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima. Posso iniziare adesso a fare il mio sesto giro e realizzo 1, 2, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Vado a realizzare una maglia alta sopra le successive 4 maglie alte perché questa è la prima, già l'ho fatta. Quindi 2, cioè una maglia alta, cioè 2 perché conto già la prima come maglia alta. 3. 4 e 5. Vado nell'archetto di una catenella del ventaglietto e vado a realizzare 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E di nuovo una maglia alta sopra le successive 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle. E ricomincio da capo, quindi 5 maglie alte sulle prime 5 maglie alte, quindi 1, 2,
3, 4 e 5. Vado nell'archetto di 3 catenelle, di una catenella, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. E di nuovo una maglia alta nelle successive 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 3 catenelle. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Lo ripetiamo ancora una volta insieme. Vado a fare il 5 maglie alte, una maglia alta sopra le prime 5 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto di una catenella e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. E ora vado a fare 5 maglie alte nelle 5 maglie alte rimanenti, quindi saltando quella del ventaglietto naturalmente. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle. 1, 2, 3. Realizzo questo per tutto il mio sesto giro.